Bentornati ragazzi, io sono Leo. Questo è Gods Will Fall e potrebbe entrare a far parte di una nuova playlist, una nuova serie in cui provo dei videogiochi, giochi che magari non conosco minimamente, ho da tanto magari nella libreria, ma non li ho mai provati, potrebbero interessarmi, ma no, quindi farò una nuova playlist chiamata Ma che roba è? Proprio così, tranquillamente. Semplicemente perché proverò tanti giochi che magari non porterò neanche avanti con una serie. Però li provo per capire come sono, magari per farci anche una piccola recensione, dato che avendo un canale dedicato ai videogiochi, potrebbe essere una cosa abbastanza importante, no? Dedicare un po' di tempo per recensire o spiegare per quale motivo un gioco, per quanto riguarda la mia esperienza, può essere negativo o positivo. Ogni gioco comunque io lo proverò, non è che pigli e fai una recensione senza averlo neanche aperto. Sì, ci sono delle cose oggettive. Dove puoi dire, ammazza che bella grafica sto gioco. Però di solito, quando la grafica è molto pompata, dietro c'è un team di sviluppo che ha potuto pompare la grafica perché ha comunque una disponibilità economica. Ci sono diversi team invece che cercano di ampliare delle idee, delle meccaniche belle e interessanti, ma lasciando la grafica molto molto arretrata, o comunque cercando di perfezionare delle grafiche che hanno spopolato. Prendete Pokémon. Pokémon nel corso degli anni ha cambiato pochissimissimo la grafica. Sì, abbellivano, ok, ma è sempre stato quello, bene o male. Eppure hanno venduto tantissimo. Quindi proprio per questo molti team di sviluppatori cercano un'idea, una meccanica di gioco che funzioni, che sorprenda, e forse la grafica la lasciano indietro. Questo titolo invece, beh, dovrebbe essere un miscuglio, ho visto. Qualche recensione, a me piace lo stile, non è brutto, però molte persone si sono lamentate, quindi voglio provarlo. Se mi soddisfa, una serie ci esce volentieri. Quindi con questo video si possono aprire due serie, o una serie basata su Gods Will Fall, oppure si partirà con la playlist Ma che roba è, andando a provare appunto diversi giochi che forse sul mio canale non vedranno mai neanche una piccola piccola serie. Verbos dedimum me chios el sic sen forma an landa geni lifto bena an spren el som landa fos lon an brits fris lif an leis de lif graban cu quingra sin wash cutemon. Wash the dios, o was the for al master not, bold nem lifareis. Ok, de for bun falo, son malag tregastum. Olis, de rebelas lamdonia, o clanga, volta dea. Breeze and glen and locked and coin, eon leg and webshaw. Selen deos negen. Tonenton. Cabo forma, quos tun al tunda flentes las. An vas, vomis da grana, tubos dios, custal de mas de vo, sam friste. Dios nen senos, tes som figen morden vos. Tu, Borna, Brosma, Flesbrok, Mafrag, Premovena, Skred, Devan, Web, Flesan, Swenbe, Borda, Tonen, Banesh, Leave the Muse in Muir again.
Shabane. Molda branos in libo. Jus osa manos. Dios uffa. Eccoci. Li controllo tutti insieme. Sì, sì, guardate come corrono. Allora, ricapitoliamo. A quanto pare gli dei stanno facendo abbastanza una figuraccia, nel senso che si sono comportati in modo molto crudele. Gli uomini a tutto ciò non potevano reagire singolarmente. Quindi, a forza di fare, clan dopo clan, sono partite molte navi per poter affrontare gli dei, per cercare di placare le richieste degli dei. Ci siamo salvati in pochi, molto pochi. E possiamo entrare nei dungeon solo con un personaggio alla volta. E non so neanche cosa potrebbe accadere se moriamo con tutti. Se devi ricominciare da zero, potrebbe essere molto molto fastidioso. Allo stesso tempo anche molto interessante, però dipende anche da come è gestito il gioco. Da come sono gestiti i combattimenti, da quanto è divertente. Quindi è da provare. Per quanto ne sappiamo, gli dei adesso sono solo cattivissimi. Quindi siamo qui con un peso grande sulle spalle. E siccome il peso è grande, non so neanche se siano uomini o donne questi. Oifa! È una donna, è una donna. Vai, vai, vai! Credo che questa qui sia la vita. Quella sulla sinistra. Non abbiamo nessun oggetto. Nulla di nulla. Però il fatto che possiamo trovare oggetti già è abbastanza interessante. Possiamo fare le schivate. Chissà se la velocità tra i personaggi cambia. Aspetta, possiamo fare anche l'attacco in aria? Ammazza che schicchera! Va bene. Come vedete, non possiamo tornare indietro, quindi potremmo anche rimanere intrappolati senza morire. Nel senso che chi rimane bloccato qui dentro, per esempio se io adesso rimango bloccato con lei, entrando con un altro personaggio e raggiungendo l'uscita, teoricamente dovrei salvare anche lei. Si arrampichi, signorina. Tu, bestio. Allora, al momento non è male, anche se dalle recensioni che avevo visto si lamentavano anche dei combattimenti, però essendo ancora all'inizio non posso dargli né torto né ragione. Ok, quindi mi hanno ridotto il vigore. No, liscio. Devo fare l'urlo. Ok, con l'urlo recuperiamo il vigore, quindi la vita. Perfetto. Vada, vada, signorina, vada. Oh, che fai? Lanci la roba. Guarda sto scemo. E qua. Ah, posso caricare. Questa è una bestia. Lenta, ma è abbastanza una bestia. Esegue una schivata contro il nemico quando attacca. Ah, per parare. Si para così. E poi ammazza, l'ha lanciato là sopra. Nel dungeon è possibile trovare oggetti che offrono potenti aiuti in battaglia. Urna esplosiva. La devo provare? Ok. No, oh, buoni, buoni, buoni. Ah, ah, ah. Vada, vada. Micidiale questa. Che te pensi tu? Pigliamo l'oggettino qua sopra. Che roba, eh? Scudo di legno. Quindi posso sia parare che contrattaccare un nemico. Vai giù, va. Ah, ok. Però non ha riportato lo scudo fuori. Quindi, allora, il dungeon è completo, però di là si è aperta una nuova zona. Sennin, fossa brantoro,
Som awaf alf wilmod malosh. Sta a me decidere chi affrontare prima, praticamente, in base a quando il mio gruppo è all'apice della sua forza. Allora, proviamo ad affrontare. Questo è un boss? È uno degli dei, questa colonnona? Perché io al momento non so veramente nulla. Vogliamo provare a affrontare lui? Dato che non ne so nulla. Tralasciando il fatto che la nostra bella giovine prima non ha portato lo scudo fuori. Guardate comunque quanto cambia la velocità. Cioè noi adesso stiamo correndo tutti quanti allo stesso modo. E guardate. Quindi alcuni dei nostri coraggiosi avventurieri hanno un malus in base alla paura. Beh, però io qualcosa devo provare. Quindi la prossima entrata che becco, si entra e via. C'è qualcosa qui? Credo di sì. Chi se la prende qua? Si entra qua. Quindi mettiamoci in riga. Lei. Info guerriero. Ah, ok, possiamo leggere anche la storia. Fino a quando non li selezioniamo, forse non possiamo sapere nulla su di loro. Io sinceramente, il biondino barra biondina, perché al momento non so che roba è, l'ho vista abbastanza scattante, eh. Ha la velocità molto alta. Quindi potremmo provare con lui. O lei. Con lui. Ok, è una donna, è una donna. Ok, vedo già il vigore del boss. Dove stai? Ok, siamo rapidi, siamo rapidi. Siamo molto più veloci rispetto a prima. Oifa è un po' più lenta. Chi sei tu? Prendo questa? È meglio? Quanti ce ne sono di loro? Forse è meglio liberare prima la zona e poi trovare Carnocus. Che c'è qua? Niente di buono. Le farfalle immense. Chi è qua? Leggi pergamena. Roin Angst, Dorumar Clan, Veresh Interi. Certo. Vai giù, buono, perfetto. Sono curioso, eh. Io non so se mi sto spingendo però troppo oltre. Tanto alla fine il personaggio non lo posso comunque potenziare, quindi. Tranne. Aia, bastardo. Tranne questi oggetti che trovo così. Questo cos'è? Avanzi, di vista una piccola quantità di vigore. Non la utilizzo adesso. Non so neanche se sto ripassando in determinate zone.
Poi devo comunque prenderci la mano perché gli attacchi pesanti li devo sfruttare bene. Qui ci sono già passato. Forse posso salire da qualche parte? Forse sì. Aspettate, qua posso rompere tutto. Allora. La vita non l'ho abbassata di Carnovus, quindi che ho fatto? Oppure ancora lo devo evocare, quindi devo distruggere, diciamo, dei santuari per farlo arrivare qui e fare a pizze? Potrebbe essere di tutto. Comunque, a quanto pare non hanno neanche la stamina. Potrebbero correre a vita. Che è questo? Ma è lui? Questa è una super pianta che forse potrei attaccare. Uè, guarda che bastardo! È aggressivissima! Questa è una zona a me sconosciuta! Quello laggiù? Che gli dico? La lancia è buona perché colpisce da lontano. Se la sfrutto bene, posso fare bei danni. Ah, ma queste si possono rompere. Ah, ok, lo stiamo uccidendo piano piano, eh. Voi? Loro perché sono arrivati qui adesso? Perché? Perché? Perché hanno così tanta vita? Abbiamo il vigore pieno. Forse c'è qualcosa da distruggere qui. Se sono tornati qui, stanno proteggendo qualcosa. Oppure qui non ci sono ancora passato io. Mi pare strano, però potrebbe essere, infatti. Sei tu allora. Beh, grandicello, eh. Ma sei matto? Mi sta massacrando. Corri. Ok, ho recuperato il vigore con gli avanzi. Ok,
Ok, sì, devo attaccare quando lui si rilassa. Aia, fai malissimo. Comunque, in base a quanto attacchi, può recuperare la vita. Quindi, se non attacchi... Schivare al momento giusto ti permette di parare, quindi... Ai 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 ai. È andato? Ok. Ah, e saliamo anche di livello. Che cos'è questo? Polvere di scarafaggio, velocità di movimento aumenta per un periodo. Quindi questi qui sono oggetti che possiamo portarci nella prossima spedizione. Ma con lo stesso personaggio o no? Seleziona un'arma da assegnare a un guerriero. Bello. Allora, fermi, quindi. Possiamo selezionare noi il guerriero. Allora puoi migliorare comunque i personaggi. Certo, non hai le abilità tipo forza, destrezza, cose del genere, però puoi cambiare le armi. Le armature non credo. Comunque sta iniziando a fare un caldo bestiale. Cioè non è che sta iniziando. È tutto maggio già fatto caldo, ma fa troppo caldo. È giugno. La spada, per esempio, la posso dare a chi già ha la spada. Quindi migliorare la sua spada. Il peggiore per adesso è lui, quindi le asce gemelle... Da due stelline, quindi credo più potenti, le do a lui. La mazza di bronzo la diamo a chi ha la vecchia mazza. Eccola qui. Quindi a lei. Credo che sia una lei o è un lui, non lo so. È un lui. Si salva automaticamente questo gioco oppure se esco ho perso tutto. Allora ragazzi, io penso che... potrebbe uscirci una serie. Se riesco a completare il gioco con questi personaggi, mi ritengo anche abbastanza miracolato però, perché molta gente se n'è lamentata, quindi... Sinceramente mi ritrovo un po' in contrasto, ma devo dire che a me l'ambientazione piace tantissimo. Lo stile è carino. Sono meccaniche diverse, quindi sinceramente potrebbe esserci... almeno un altro video. Quindi come sempre ragazzi io vi ringrazio per essere stati qui con me. Spero che il video vi sia piaciuto. È un gioco particolare. Sinceramente ne sono rimasto soddisfatto. L'avevo da un bel po' sulla libreria e non avevo mai avuto il coraggio di provarlo, perché poi lo volevo anche portare qui sul canale, quindi ho aspettato un po'. Forse adesso affrontando il cinghialotto con la lancia ci è andata bene, ma utilizzando un personaggio più lento là potevamo rimetterci il personaggio sano. Quindi... forse è andata bene, ma da quello che avevo letto anche online, la fortuna conta tanto in questo gioco. Quindi niente, dobbiamo soltanto provare e vedere come va a finire. Eppure questo però l'abbiamo provato. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!